ragazzi, benvenuti di nuovo nel canale con un nuovo video. E questo video qui lo dedichiamo al trattamento della varroa, adesso che è il 30 di ottobre. E come lo faccio? In questo periodo qui lo faccio sublimando. Come sublimatore ho un Sublimox e serve l'API Bioxal, in alternativa l'acido ossalico. L'API Bioxal ve lo dico subito: quando lo usate nei sublimatori, portatevi dietro un qualcosa per pulire la camera di sublimazione e il tubicino di erogazione, perché intasa tutto. L'acido ossalico invece puro al 99,99%, questo inconveniente non lo presenta, però ricordo a tutti che non è legale farlo e di conseguenza utilizzate API Bioxal. Detto questo, l'occorrente, oltre all'acido ossalico al sublimatore, nel mio caso sono degli stracci di recupero con cui vado a tappare l'arnia frontalmente, perché io sublimo dal frontale. Anche se andrò a modificare le arnie, e sulle quelle che mi sto facendo sto provvedendo a fare questa cosa qui, e andando a praticare un foro nella parte posteriore dell'arnia per sublimare appunto da dietro. Per tappare, come vi dicevo, utilizzo degli stracci e basta. Serve, tra le altre cose, una maschera a filtro, perché gli acidi organici sono dannosi per la salute, ed eventualmente, se la avete facciale completa, è meglio. Io non ce l'ho e bisognerebbe utilizzare degli occhiali protettivi oltre alla maschera, che purtroppo ho rotto. Quindi in questo caso qui gli occhiali non li metto, ma metto la maschera filtro, che è sufficiente a proteggermi. I filtri sono naturalmente quelli per acidi organici. Scusate il sole, ma purtroppo siamo messi così, ci giriamo. filtri per acidi organici, e si può procedere. La maschera è questa, della 3M, vi lascio il link in descrizione con anche i filtri che servono per eventuale acquisto. E in attesa che il sublimatore si riscaldi, il Sublimox è questo giocattolino qui, e preparo un po' l'occorrente che serve per lavorare. Questo giocattolino qui costa, mi sembra, quasi 400 euro, però permette una sublimazione di 3 grammi di ossalico in circa 20 secondi. D'inverno, con le api in glomer e le temperature basse, questo può essere un inconveniente, quindi consiglio di fare una prima leggera sublimata per far aprire il glomer e una seconda per fare il trattamento. O in alternativa, ma lo sconsiglio, è quello di aggiungere dell'acido ossalico in più. Però bisogna fare attenzione, soprattutto se siete inesperti alle prime armi, perché altrimenti l'acido ossalico va, come posso dire, sublimando, va a fuoriuscire in maniera non corretta dall'ugello che c'è qui dentro, e non lavora benissimo. Un'altra piccola accortezza, che è poi una cosa che ho scoperto lavorando: i tappi del Sublimox di solito sono provvisti con un R. Questo R qui si rompe nel giro di 2 cicli di sublimata, quindi non so, fate un apiario di 40, la seconda volta ancora regge, la terza lo R rotto. Io però ho visto che non serve, nel senso che una volta, quando il tappo è caldo, fa sufficientemente tenuta, e di conseguenza vi risparmiate un po' di frustrazioni. Infatti adesso lo metto a scaldare, nel frattempo che aspetto il segnale acustico che mi dice che il sublimatore è in temperatura. Vedete? Adesso vi mostro che, così che ancora freddo, è laschio, non fa tenuta, ma quando si va a scaldare, dopo un po', fa tenuta, e qui il fumo non ne fuoriesce. Niente, mi metto la maschera e ci si prepara.
l'inseparabile cappellino, le maschere, messa. Chiudiamo. Come sentite, è avvenuto il suo riscaldamento e il tappo comincia mano a mano a fare il suo lavoro. Ok. Quest'anno la varroa è abbastanza cade copiosa, quindi sto facendo vari cicli per cercare di arrivare a caduta zero. Pensavo di esserci riuscito, ma evidentemente no, e quindi si procede. Col sublimatore viene fornito un misurino che prende l'acido salico con questo misurino, lo si mette nel tappo e si procede in questa maniera. Come potete vedere, avviene la sublimata e non esce fumo dal tappo. Io non sto tossendo perché la maschera, oltre che il fumo, il vento porta via il fumo e non me lo manda in faccia, comunque sono ben protetto. I grammi di sublimato sono terminati, avete visto che non esce, lo ribadisco, fumo dal tappo, quindi quello R è quasi inutile e la camera è completamente pulita. Ora però, dopo questa prova, andiamo a vedere come faccio la sublimata su un'arnia e poi questo processo qui viene ripetuto per tutte le arnie che ci sono. Con questo sublimatore non c'è bisogno di fare tante pause tra l'una e l'altra, perché è abbastanza veloce e professionale. Io lo consiglio. Trascorsi 5 minuti, vado a rimuovere lo straccio e il gioco è fatto. Perfetto, e gli stracci li utilizzo per andare avanti nel lavoro. Le api che erano in volo tornano dentro, perché un minimo ce n'è, però la stragrande maggioranza è all'interno degli alveari. Ciao a tutti, e ora al di là delle prove in campo, sempre per il discorso della sublimazione, vi voglio mostrare la sublimazione all'interno di un'arnia. Cosa avviene durante la saturazione da parte del gas diossalico sublimato in due tipi di arnie che ho fatto io, uno a fondo con rete e quell'altro a fondo chiuso. Come potete vedere c'era la lamiera naturalmente in questo caso qui non è ancora la sua che devo andare a costruire, ma
per rendere l'esperimento quanto più veritiero, ho messo la miera in aderenza completa con il fondo mediante l'utilizzo di due spessori di compensato sia davanti che dietro. Ipotizziamo quindi che l'unico componente aperto possa essere il foro del coprifavo che mi sono scordato, diciamo così. Le aperture frontali delle mie arnie sono state fatte in questa maniera qui, con la chiusura, appunto perché essendo io un, chiamiamo, fanatico del sublimato, volevo avere la massima certezza che l'arnia fosse chiusa. Adesso il sublimatore si è scaldato, mi infilo la maschera con i filtri perché altrimenti è pericoloso e facciamo una prova. In queste arnie, sempre che ho fatto la sublimata, la andiamo a fare da dietro mediante l'utilizzo di questa vite. È un dado per un foro del 10. Le viti sono un po' lunghe, ma le facciamo andare bene, dai. Bene, come dicevo, il sublimatore è caldo, mi infilo la maschera che naturalmente è caduta per terra. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale e di condividere i video quanto più possibile. Guardate, facciamo proprio il massimo, mettiamo lo salico e chiudiamo. Purtroppo i limiti delle maschere, che siano pieno facciali o che siano, come posso dire, quelle, come ce l'ho io, è che se hai la barba tenuta perfetta non ne fanno. E se gas da qua un po' dall'interstizio, un pochino dalla porticina d'entrata, e poi ho chiuso adesso il coprifavo. Perché l'ho chiuso? Per farvi vedere intanto la sublimata è avvenuta, perché il sublimox è veloce. Lo appoggiamo momentaneamente qui per terra. Succede questo all'interno dell'arnia: il gas deve perdurare e proprio una rottura la barba in questo caso deve perdurare. Naturalmente qui c'era un diaframma quasi completo che andava a dividere in due l'arnia, il foro era da questa parte, quindi abbiamo riempito solo questa porzione di gas e il gas si mantiene all'interno dell'arnia in quanto è ben sigillata. Quindi la sublimazione, tenendola chiusa l'arnia in 5 minuti, si può dire soddisfacente. Diverso invece il discorso se io il vassoio non lo metto. Guardate, se io tolgo gli spessori, il gas sublimato, che tende poi a un certo punto, un po' per ventilazione, un po' per raffreddamento, andare verso il basso, mi fuoriesce tutto. Quindi se il vassoio non è ben aderente, ci si fa davvero poco e si fa davvero male. E la sublimata non serve a nulla. Infatti avete visto come si è svuotata la camera in maniera quasi del tutto totale in pochi secondi. Se a questo aggiungete la ventilazione delle api, capite anche voi che sublimare con il fondo a rete senza un vassoio che faccia abbastanza tenuta è un'operazione che fa perdere tempo, inutile e dannosa anche.
Poi ognuno può trarre le proprie conclusioni, ma la realtà dei fatti è questa. Ve l'ho dimostrato aprendo il vassoio, non facendo più aderenza, come si è svuotato. Ora invece vado a prendere un'aria a fondo chiuso e guardiamo. Ho recuperato l'altro modello di arnia, in questo caso il foro di sublimazione è in basso, è qua, l'ho fatto basso per non andare a impattare nei telai. Cadrà in quest'altra parte dell'arnia in quanto c'è il diaframma, anzi sapete cosa faccio? Lo tolgo il diaframma. Il sistema di chiusura è sempre lo stesso di prima e qui però il fondo è chiuso. Io ora procedo a sublimare chiudendo anche qui come ho fatto prima e facendo le varie prove. Ok, direi che qui più o meno prende. Bene, possiamo vedere che il fumo esce da qua, proprio dove non è completamente abbattuta il coprifavo con l'arnia. I gas al momento sono caldi, quindi, ed essendo pompati dal sublimatore, vanno verso l'alto, quindi riescono a coprire bene tutta l'arnia. Possiamo vedere che dall'apertura non esce. Direi che la sublimata è quasi finita. Appoggio il sublimatore qui. Poi tappiamo con la vite. Apriamo. Cosa si nota immediatamente? Che anche ad arnia aperta i gas, oltre a uscire, tendono comunque a depositarsi sul fondo dell'arnia e quindi permettono, a mio modesto parere, una permanenza all'interno dell'alveare maggiore, quindi una maggiore efficacia del trattamento. Non ci sono storie che tengano. Io adesso apro anche l'apertura anteriore per far uscire quanto più gas possibile, però questa è la dimostrazione che i gas escono dal basso perché si raffreddano, diventano più pesanti l'aria e quindi scendono. Ed è dal basso che si avranno i maggiori benefici di avere un fondo chiuso, soprattutto se si vogliono fare trattamenti evaporanti. Io sono arrivato a questa conclusione qui. Adesso si sta svuotando per bene, ha preso la via soprattutto della porta, l'ingresso delle api. E questo è il risultato. Non so se si è visto bene, soprattutto sentito bene il tutto. E adesso mi levo la maschera e mi allontano. Mi rimetto il mio sacro berrettino. Cosa dire? Dico che l'arnia a fondo aperto con la rete o ha un vassoio
che fa tenuta, ma tenuta nel vero senso della parola, contro il fondo, oppure i sublimati è meglio lasciarli perdere perché il gas di lì esce e la persistenza all'interno dell'arnia è minima. E forse anche questo è il motivo per cui i trattamenti a volte non risultano soddisfacenti e bisogna ripeterli in continuazione, ma non per coprire un ciclo di covata come dovrebbe essere, ma per andare a sopperire quella che è stata la carenza e l'efficacia del trattamento stesso. Io ve l'ho voluto dimostrare con questo video a margine di quello che avevo fatto in campo sulla sublimazione, però ve l'ho fatto su due arnie che entreranno nel mio apiario, ma che mi sto facendo io, non sono quelle che ho in campo. Questa prova qui quindi mi ha dimostrato anche a me quello che io pensavo delle arnie, perché è la prima volta che l'ho fatta e l'ho fatta con voi. Io vi invito nuovamente a fare le vostre considerazioni nei commenti, ad attivare la campanella e di iscrivervi ai miei vari canali, e ci vediamo al prossimo video. Il prossimo video che voglio fare si tratterà un attimino di una sorta di esperimento non voluto di un'arnia, ma ne parliamo prossimamente. Ciao a tutti! Quindi da quello che abbiamo visto si evince chiaramente che i gas raffreddandosi tendono a stratificarsi verso il basso, e che se non si ha un vassoio che faccia una buona tenuta e al fondo dell'arnia, il trattamento perdurerà all'interno della stessa davvero poco, quindi non dico che sia inutile, ma l'efficacia si riduce notevolmente. Mentre avere un'arnia abbastanza sigillata col fondo chiuso permette un'efficacia migliore del trattamento. E questo è quanto è emerso con questa piccola dimostrazione. Bisogna poi vedere se nel lungo periodo, quando la testerò per bene, si noteranno differenze, ma io penso proprio di sì, perché è una cosa a cui ci sto pensando da un po', e penso che questa cosa qui possa avere dei benefici anche, come dicevo, con i trattamenti evaporanti, perché in tutto questo bisogna tener conto della ventilazione delle api, che genera comunque del vento, diciamo così, che muove i gas all'interno dell'arnia. E niente, io vi lascio a voi alle vostre conclusioni. Scrivete sotto, condividete il video, come ho già detto, e ci vediamo alla prossima. Ciao.